Buongiorno amici e amiche, il Grande Fratello si sta avvicinando ad una nuova puntata che è prevista per lunedì prossimo, mentre questa sera il programma di Alfonso Signorini non andrà in onda. Insomma, tagliato il doppio appuntamento, come vi abbiamo già detto, sembrerebbe proprio che stia andando male questo Grande Fratello, ma in realtà era tutto previsto già nei piani di Mediaset. Intanto vi andiamo ad aggiornare sui sondaggi. Le nuove nomination hanno visto due nuovi concorrenti di fronte il pubblico a confrontarsi tra di loro. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che per la prima volta sono stati nominati, e loro due proprio devono fare i conti con Amanda Lecise e Julia Bruschi. Julia Bruschi, che però in questo momento è la meno preferita del pubblico, infatti si trova in fondo al 20.50%. Poi c'è Amanda a salire col 25.83%, e sono percentuali comunque quasi tutte vicino, quindi stiamo parlando di un equilibrio tra tutti e quattro i nominati, perché Shaila Gatta si trova al 26.02% in seconda posizione, e in prima posizione stacca un po' Shaila Gatta proprio Lorenzo Spolverato col 27.65%. Lorenzo, che è stato preso ovviamente dal pubblico, è stato accolto dal pubblico dopo proprio il no di Shaila Gatta, e ovviamente Shaila si è buttata completamente su Javier Martinez. Ma attenzione, perché queste sono percentuali molto ballerine, sono circa il 20-25% per ognuno, quindi ancora non è detto nulla, bisognerà vedere e bisognerà confrontare queste percentuali con gli altri sondaggi che arriveranno durante la settimana, per capire se veramente Lorenzo Spolverato è il preferito oppure anche lui potrebbe essere a rischio in questo televoto. Intanto vi diciamo che al momento Julia Bruschi è quella meno votata, sale Amanda Lecciso, che all'inizio non era partita benissimo, invece adesso si ritrova in una buona posizione con un 25%, che rispetto ovviamente a Lorenzo e a Shaila, che sono entrati prima di lei nella casa, è un buon risultato. Intanto tra Shaila, Lorenzo, Amanda e Julia, diteci voi chi è il vostro preferito. Se vi è piaciuto questo articolo, intanto mettete il pollice in su e seguiteci sempre.